Gentili amici telespettatori, buon pomeriggio. Siete collegati con lo stadio Campoli in Bocale Agro del Comune di Reggio Calabria. E Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta, vi auguro buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sulla partita Bocale Filogaso. Passo a leggere le formazioni che sono già in campo agli ordini del signor Alessandro Femia della sezione di Locri. Bocale D'Agostino, Vojcic, Fava, Guerrisi, Genoese, Calarco, Secondi, Foti, Carbone, Laurendi, Parrello. A disposizione del mister Filippo Laface, Fosso, Saviano, Bianchi, Brancati, Scilipoti, Gatto e Cianturia. Filogaso, Vallone, Serrao, Bevivino, Maragò, Macù, Alessio Macri, Corigliano, Macri, Mercatante, Di Signa e Cannitello. A disposizione del mister Calipo, Domenico Macri, Trovato, Stilo, Simonetta, Zariti e Serraino. Risultato ovviamente 0-0 dopo 1 minuto e 23 secondi nel corso della prima frazione di gioco. Il Bocale si schiera alla destra dei nostri teleschermi, casacca bianca, pantaloncini e calzettoni rossi. Il Filogaso ovviamente alla sinistra, casacca verde come i calzettoni, pantaloncini blu. Non ci sono timori riverenziali a quanto pare. Bocale in avanti, entra in aria, va al tiro, quasi una telefonata di Carbone per Vallone. Diamo un'occhiata agli schieramenti, ai moduli di gioco. Pare che il Filogaso voglia schierarsi con un 4-3-3, saremo più precisi nel corso dei successivi flash. Duello aereo, puniscono a terra i due, si rialzano, si può riprendere dopo 3 minuti nel corso della prima frazione di gioco al Campoli di Bocale Agro del Comune di Reggio Calabria. È sempre 0-0. Parte uno spiovente spizzicato appena di testa, c'è un fastidioso vento che imprime traiettorie capricciose alla sfera e sicuramente in qualche modo andrà a incidere Filogaso in possesso di palla. Ha recuperato il centrocampo locale con Secondi. Spingi tu che spingo anch'io, finisce per le terre Parrello e non per questo l'arbitro decide di intervenire. Si può proseguire. Parte dalle retrovie il contropiede ospite. Sulla linea di battuta c'è Genoese, Bocale che tenta di impostare ma ha già recuperato il centrocampo ospite.
imposta ora il bocale con questo lancio in avanti verso Varrello, cerca di andarsene, qua al cross, va in presa aerea, pallone questo lungo lancio col favore del vento, arriva quasi dalle parti dell'uomo ragno D'Agostino, viene chiamato in causa il numero uno locale che imposta subito sul compagno di linea genovese. Il modulo tattico della formazione di casa è impostato, par di capire, sul 4-4-2 almeno inizialmente, modulo tattico che può diventare, come tutti sanno, 4-3-3. Attacca da sinistra ora il bocale, ha già recuperato la difesa avversaria, esterno verso Laurendi, su cui rinviene Bevivino che spedisce il pallone in fallo laterale all'altezza della tre quarti campo, si alza la bandierina del collaboratore di fascia centrale, è il signor Alessandro Femia della sezione di Locri, collaborato da Emanuele Grasso e Francesco Zangara nella sezione di Catanzaro. C'è stato un rinvio difettoso da parte della difesa locale, per poco non ne approfitta il filocaso. Invocava il cartellino Secondi, era stato scaraventato senza tanti complimenti. Recupera palla Vallone con questo lancio in avanti e il pallone che si avvia verso la bandierina del calcio d'angolo, come indica peraltro il collaboratore del signor Femia della sezione di Locri. 8 minuti e 17 secondi nel corso della prima frazione di gioco al Campoli di Bocale, sempre 0-0. Grappolo di uomini in aria, al solito schema, sta per partire il cross. E risolve una mischia. Pare che l'autore del gol possa essere Disigna. Il risultato è cambiato dunque al Campoli, risolve una mischia. 9 minuti nel corso del primo tempo. Sono rimasti infortunati due giocatori, il portiere che invocava la concessione di un calcio piazzato per carica appunto, ma l'arbitro ha convalidato, quindi siamo sullo 0-1. E non diciamo clamoroso, ma quasi.
ha risolto una mischia d'esterno sinistro. La difesa è andata a caccia di farfalle in questo frangente. Il mezzo sinistro di Signa, senza pensarci due volte, si è trovato una palla vacante sull'esterno sinistro. E ha spedito il pallone in fondo al sacco, dunque Bocale 0, Filogaso 1. Col favore del vento si possono ottenere anche dei miracoli, come avevamo ipotizzato nel corso di un precedente flash. Si prova ora a ristabilire la parità la formazione di casa con questa sciabolata in diagonale che è passata però ben lontana dai pali della porta difesa da Vallone. Si è ritrovato improvvisamente in vantaggio il Filogaso al nono minuto del primo tempo. Non è che avesse fatto sfracelli in questi minuti, ma con l'aiuto del vento e qualche errore difensivo, a nostro modo di vedere, non siamo la bocca della verità, questa è la nostra opinione, sic et simpliciter. Si arrabbia ora di brutto Peppe Foti. Sta di fatto che dopo 12 minuti nel corso del primo tempo il Filogaso si è venuto a trovare in vantaggio per merito di Signa, che si è trovato questa palla vagante sull'esterno sinistro e ha gonfiato la rete di D'Agostino. Vedremo ora quale sarà la risposta. Un cross al centro aria, fallisce clamorosamente il gol del pareggio. Il Bocale a non più di 5-6 passi dal portiere ha tirato di prima intenzione di controbalzo, è arrivato leggermente scoordinato Laurendi, il bomber del Bocale e anche del campionato, con 4 reti. Poi daremo un'occhiatina anche alla classifica generale, comandata da Gioiosa con 16 punti, Bagnarese 15, Bocale e Africo 14, Villese 13 e Brancaleone 12. Attenzione, tiro, fallisce il gol del pareggio il Bocale. Sono due grossissime occasioni nello spazio di un minuto, prima con Laurendi e ora con Carbone. Il guardalinee indica che si tratta di semplice rimessa al fondo campo e non di corner, come chiedevano invece i giocatori del Bocale. La formazione di casa ha avuto due palle gol nitide, chiare, per riequilibrare le sorti dell'incontro, ma il risultato rimane ancora sullo 0-1. Sposta ora il baricentro la formazione di casa di almeno 20 metri in avanti.
manovra Parrello, ala sinistra spostata a destra, conquista una rimessa laterale all'altezza della bandierina. 15 minuti nel primo tempo, anzi un calcio piazzato nella parte bassa della mediana. In posizione depilata, tutto il bocale proiettato in avanti alla ricerca del gol del pareggio. Fischio arbitrale, parte il tiro, nulla di fatto. Tunnel, ma non il secondo. Con l'aiuto del vento, il filocaso si viene a trovare in vantaggio per una rete a zero. Gol segnato da Di Signa con un tiro dentro l'area che ha gonfiato la rete di D'Agostino. 16 minuti e 36 secondi, sempre 1-0 per il filocaso. Galoppa Fava, nulla di fatto. Aggancia Parrello, cerca di eludere la sorveglianza del suo angelo custode, si libera del pallone cedendolo a Foti, cross dentro l'area, vai con Liscio, terza grossa occasione per il bocale. Ci prova il bocale, sono almeno 4-5 palle gol, compresa questa, che è passata radente il palo di sinistra. ...17 minuti e 45 secondi, bocale 0 filocaso 1, autore del gol Di Signa. Cerca di destreggiarsi Cannitello, recupera Guerrisi, clamoroso Liscio, tanto per cambiare. Molto distratta oggi la difesa locale, ma bisogna tenere conto anche del vento capriccioso, bizzarro. Cerca di andarsene, vede Guerrisi, Foti e questi è Fava col suo sinistro, un colpo di testa da parte di Alessio Macri, anzi si trattava di Macù. Può partire il contropiede ospite, un lancio in avanti, perde l'attimo giusto, incespica sulla sfera, svanisce l'opportunità per il bocale di acciuffare il gol del pareggio, che avrebbe ampiamente meritato per quello che ha fatto vedere in questo scorcio. 19 minuti e 40 nel primo tempo, vedete che il bocale cerca di sveltire
Attenzione. È terminato a terra secondi, ma non si tratta di calcio di rigore, bensì di semplice rimessa dal fondo campo che Vallone ha già battuto. Foti viene afferrato per una mano e scaraventato al suolo senza tanti complimenti. Cerca di sveltire la manovra Foti, si smarca e riceve Fava, palla sul sinistro, va al dribbling, cross sotto porta, attenzione, un'altra occasione per il vocale, non è preciso il passaggio. Ne approfitta il Pilocaso, si distende con Serrao, ancora Serrao, a cross e ancora Serrao. Questo invece è Di Signa, l'autore del gol. Anche in questa occasione Secondi perde l'attimo giusto, l'attimo fuggente, svanisce l'opportunità di piondare a rete, ma Foti ripropone l'ennesimo tema offensivo, ancora Secondi, cross sotto porta, un colpo di testa da parte di Corigliano. Si smarca e riceve Corigliano, finisce a terra un giocatore del Pilocaso, l'autore del fallo genovese va a chiedere scusa all'avversario. Si può proseguire sulla linea di battuta il regista della squadra, anche l'autore del gol, Di Signa, l'uomo faro di questa squadra. È andato al colpo di testa, non molto pericoloso, ma nello specchio di Mercatante. Un'apertura di Foti, si smarca e riceve il solito Fava che si sgancia spesso e volentieri sulla fascia, il suo cross non viene intercettato però da Laurendi, per un niente, altra grossa occasione per il vocale. 23esimo nel primo tempo, abbiamo tutto il tempo e lo spazio per guardare la classifica generale dopo 7 giornate nel girone di andata, gioiosa quasi a sorpresa, comanda il girone con 16 punti, 4 vittorie in casa, nessun pareggio, nessuna sconfitta. Una vittoria, un pareggio e una sconfitta fuori casa, 12 punti all'attivo e 7 al passivo. Al secondo posto la Bagnarese, che non è certo una sorpresa, la formazione ha meritato, come tutti sanno, anche nel campionato di Serie D, la perla della Costa Tirrenica, regina della Costa Viola, con 15 punti. 3 vittorie, nessun pareggio, nessuna sconfitta in casa. Due vittorie, nessun pareggio e 2 sconfitte fuori. Può
poi viene il Bocale appunto con 14 reti su 7 partite giocate, di cui 3 vittorie in casa, nessun pareggio, nessuna sconfitta, una vittoria fuori casa, 2 pareggi e una sconfitta, 12 gol pardon, all'attivo e 5 al passivo. Quindi l'Aprico che ha gli stessi punti, frutto di 2 vittorie in casa, 2 pareggi, 2 addirittura fuori casa, nessuna sconfitta e un pareggio, 11 gol all'attivo e 5 al passivo. Chiudono la Vellese con 4 successi casalinghi, nessuna sconfitta e nessun pareggio, fuori casa nessuna vittoria ma un pareggio e 2 sconfitte, 13 gol all'attivo e 9 al passivo. Chiude, diciamo così, questa parte alta del tabellone il Brancaleone, altra pretendente al titolo, con 12 punti, frutto di 2 vittorie casalinghe, un pareggio, nessuna sconfitta, una vittoria fuori casa, 2 pareggi e una sconfitta, 7 gol all'attivo e 4 al passivo. Tutto liscio per il signor Alessandro Femia di Locri, che non ha dovuto tirare fuori nemmeno un cartellino fino a questo momento. Partita quindi assolutamente regolare, aperta, leale, tranquilla. Il solito Fava cerca di andarsene. Ci mette una pezza Fava, quindi fallo laterale. Tutto liscio anche per la terna arbitrale composta dal centrale Alessandro Femia di Locri, collaborato da Emanuele Grasso e Francesco Zangara di Catanzaro. Minuti e 27 secondi nel primo tempo. Sempre 0-1 per il Filocaso. L'unico gol del match è quello segnato da Disigna. Palla che si impenna. Un colpo di testa quanto mai provvidenziale, anche se l'unico attaccante era circondato da 4 difensori. Finisce gamba all'aria il mezzo sinistro di Sciglio, autore del gol. Perlomeno abbiamo assegnato a lui la paternità della prima rete. Attenzione, penetra in aria solo davanti al portiere, tiro, grande parata, e si ritrova il pallone tra le braccia, però aveva chiuso l'angolo di tiro, era uno scatto bruciante da parte del solito Carbone. Fioccano le occasioni da rete come la neve a Courmayeur a favore della formazione di casa, ma il risultato non si modifica. Cinque o sei occasioni da rete per difetto capitate sui piedi degli attaccanti del Bocale, contro uno o due del Filocaso, che ha capitalizzato al meglio l'unica grossa vera occasione, frutto sia dei capricci e delle bizzarrie del vento,
e di tutti i figli di Eolo, mitico re dei venti, frutto anche delle disattenzioni della retroguardia bocaliana, i minuti scorrono, siamo alla mezz'ora nel corso della prima frazione di gioco e al Campoli di Bocale, agro del comune di Reggio Calabria, è sempre 0-1 a favore della formazione vibonese. Autore del gol di Signa. Cerca di impostare Peppe Foti, l'interno destro. Verso Laurenti. La palla si avvia verso calcio d'angolo, evitato. Si libera di un paio di avversari, quindi ottima, grossa occasione e colpisce la base del palo. Clamoroso palo del Bocale. Ottima. Ottima occasione, sta giocando a tiro a segno il Bocale, una serie incredibile per quantità, senza esagerazione una decina di palle gol in questi 32 minuti, purtroppo il pallone non vuol saperne di finire in fondo al sacco. Fuori gioco cosiddetto di rientro, fischiato a Laurenti, e c'è anche un cartellino giallo sventolato a Carbone. Una decina di palle gol, a parte il palo di qualche minuto fa. Bocale 0, Filogaso 1. Ha subito una manata. Va all'arbitro ora a sincerarsi delle condizioni, dà un'occhiata al collaboratore di linea. Ci sono dei movimenti sulla panchina. Si accascia al suolo. Posizione supina. Secondi. Sta facendo anzi entra direttamente in campo il numero 16, Scilipoti. Esce Secondi, che ancora non si è ripreso, rimane dolorante a bordo campo oltre la linea, sotto gli occhi del guardaline. La
andata al tiro. Foti, c'è stata una deviazione, rete, Bocale in pareggio. E possiamo assegnare a Peppe Foti, anche se c'è stata una deviazione. Trentacinquesimo minuto del primo tempo e ci voleva altro che una impercettibile deviazione da parte, sfortunata dobbiamo dire, deviazione da parte di un difensore che sulla bordata di Peppe Foti dai 25 metri pallone che si è infilato, portiere da una parte, palla dall'altra parte, siamo sull'1-1 dopo 35 minuti. Cerca di andarsene, ora c'è un pallone non proprio preciso. Tagliela che c'è, ma c'era quello libero. Ha voluto fare strafare Carbone in questa circostanza, nonostante il compagno di linea invocasse il pallone ben piazzato, benché pressato da 3-4 avversari, ha preferito andare alla conclusione tiro dal basso in alto che non ha sortito effetto alcuno. Bocale che ci crede ora, non che prima non ci credesse, ma ora ha preso un po' di coraggio e Carbone ha una fame incredibile oggi, si sta mangiando tra virgolette un sacco e una sporta di reti. Hanno più di 4-5 passi da pallone. Vede un fallo. ...37-32 nella prima frazione di gioco al Campoli di Bocale. È tornata la parità. Al gol di Signa ha risposto Foti, anche se la sua sciabolata ha incocciato una gamba di un difensore nero-verde e si è infilato. Dentro la porta difesa da pallone. Si sgancia e riceve palla Fava. Questo è Laurendi, capitano della formazione locale. Palla per Calarco. Il suo cross è in zona morta, ma recupera ancora Laurendi, dialoga con Foti, finta e doppia finta, finisce per le terre, subisce fallo, rilevato e battuto dal solito Foti, che è il faro della formazione locale. Il guardalinea aveva indicato all'arbitro il punto dal quale deve essere battuto questo calcio piazzato. 39-39 nel primo tempo, 1-1 tra Bocale e Filocaso. Disciglio al nono e Foti al 35esimo.
ancora Laurendi. Non si chiude il triangolo di Foti, aggancia ancora lui, si impenna la respinta di D'Agostino, tacco smarcante, bello, elegante ed efficace. Fava, Laurendi, Carbone cerca di andarsene, Carbone non approfitta, Parrello, questo è Laurendi, capitano della formazione locale, lascia l'incarico di effettuare la rimessa laterale a Fava. Laurendi, finta e doppia finta, Parrello perde palla e va pure al fallo sotto gli occhi dell'arbitro. Fa rettificare il signor Alessandro Femia della sezione di Locri, che ha diretto bene fino a questo momento. Siamo al 40esimo, quasi 41 nel corso della prima frazione di gioco, il risultato è sempre di 1-1. Abbiamo più volte sottolineato come il Bocale abbia sprecato, dilapidato e sciupato una palla dietro l'altra, una serie impressionante di palle gol. Ha disturbato il... E come il Filocaso nell'unica vera grossa occasione abbia capitalizzato al meglio con Disciglio, che d'esterno sinistro ha risolto una mischia col favore anche del vento e con la distrazione colossale se non fatale. Si è arrabbiato di brutto il trainer della formazione del Bocale, il dottore Filippo Laface, nella circostanza, ma ormai la frittata era bella e fatta e servita in tavola. Bocale in avanti, 43 nel primo tempo, si avventura in un dribbling e così conquista una rimessa laterale effettuata da posizione errata. L'arbitro fa rettificare, finisce a terra Peppe Foti, ma è lui a commettere fallo e l'arbitro sanziona con un calcio piazzato decretato a favore della formazione ospite, già battuto, palla recuperata dalla squadra di casa, il solito Fava con questo lancio in avanti cerca di inserirsi il mezzo sinistro Laurendi. Lascia scorrere a bordo campo, 44-29. L'arbitro controlla il cronometro, un'occhiata col guardaline. Si prosegue, ultimi scampoli di gara. Siamo agli sgoccioli per quanto riguarda la prima frazione di gioco, sempre 1-1 tra Bocale e Filocaso.
Vai, vai, vai! L'arbitro indica che si possa giocare ancora per un minuto. Gamba tesa non rilevata dall'arbitro. Arbitro! Arbitro! Vocale in avanti. Signor Famiglia! È stato fortunato in questo caso la difesa ospite. Erano tre. Ancora Fava. Erano tre. Si gioca l'ultima palla utile, non c'è nemmeno tempo perché l'arbitro emette il duplice fischio di chiusura. Le squadre vanno a riposo sull'1-1, i gol di Signa al nono e Foti al 35esimo con l'aiutino di una deviazione, ha diretto il signor Alessandro Femia nella sezione di Locri, coadiuvato da Emanuele Grasso e Francesco Zangara della sezione di Catanzaro. Vi ringraziamo per la cortese attenzione e restituiamo la linea alla regia, cioè a Bruno Taverna. A risentirci fra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo tempo.